Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulla mozione di fiducia d'Uva, Delrio e Fornaro numero 1240, presenti 609, votanti 606, astenuti 3, maggioranza 304. Hanno votato sì 343, hanno votato no 263. La Camera approva. Oggi è una giornata importante per l'Italia. Abbiamo bisogno di discontinuità, abbiamo bisogno di rilanciare il nostro paese, abbiamo bisogno di risolvere i tanti problemi che abbiamo di fronte. È per questo che diamo la fiducia al nuovo governo. Vigileremo, controlleremo, daremo il nostro contributo. Il Partito Democratico c'è e ora aspettiamo i fatti. Come Movimento 5 Stelle abbiamo le idee chiare. Vogliamo un governo che pensi ai lavoratori, alle famiglie, alle imprese e che attui il taglio dei parlamentari. È il momento del coraggio e servirà coraggio anche per il tema della revoca delle concessioni autostradali. E sono contento che proprio in queste ore ci sono state delle aperture in questo senso. Ci vuole ago e filo per unire il centrodestra e fare una proposta di governo. Salvini ha urlato molto, però durante l'estate è nato il governo più di sinistra. Quindi uniamoci per proporre e denunciare il furto di democrazia in atto. Dopo la grande manifestazione in piazza di ieri, oggi al Senato, Fratelli d'Italia ribadisce la propria posizione di coerenza. Mai col Partito Democratico, mai con i 5 Stelle, opposizione senza sconti e questo governo politicamente scandaloso che non fa gli interessi del popolo italiano. Parte oggi una sfida importante, noi siamo stati convinti fin dall'inizio perché questo Paese ha bisogno di cambiare, i punti programmatici per noi più qualificanti sono quelli che riguardano la sfida dei cambiamenti climatici, gli investimenti verdi, il lavoro, il welfare, la ricerca, questi sono i punti salienti che permetteranno all'Italia di andare avanti. Poi con calma in replica. Spiegherete, poi con calma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, spiegherete al Paese, visto che evocate e vi legate a questo concetto, cosa ci sia di dignitoso in tutti i subitani, repentini, voltafaccia che ci sono stati in poche settimane. Io preferisco non aver la poltrona, ma aver la fiducia degli italiani. Quindi lascio a Conte la sua poltrona, la sua slealtà, la sua mancanza di dignità e noi stiamo già lavorando al prossimo governo, alle riforme economiche che questo governo ha già negato, hanno già detto che la flat tax non si farà, che quota 100 si esaurirà, che gli sconti che avevamo previsto per gli imprenditori non ci saranno e quindi chiarisco solo che noi faremo opposizione democratica ma determinata dentro e fuori dai palazzi, perché se proveranno a tornare alla legge Fornero e ai porti aperti troveranno in me e nella Lega avversari che li terranno qua giorno e notte perché non si torna né alla legge Fornero né ai porti aperti. Proclamo il risultato della votazione con appello sulla mozione di fiducia al governo. Senatori presenti 308, senatori votanti 307, maggioranza 152, senatori favorevoli 169, senatori contrari 133, senatori astenuti 5. Il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Il Senato sarà convocato a domicilio. La seduta è tolta.